quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi. Proverbi, capitolo 12, versetto 22. La sincerità. La persona sincera è colei che nell'agire e nel parlare esprime con assoluta verità ciò che sente e ciò che pensa. Anche gli apostoli si comportarono e parlarono mossi dalla sincerità di Dio. Ed è importante sapere che la verità, detta con amore, edifica e incoraggia. Ma la nostra sincerità, come pure le menzogne, sono immediatamente messe alla prova dalle reazioni che manifestiamo. Potremmo riuscire con l'astuzia a camuffare le nostre reazioni agli occhi degli uomini, ma Gesù conosce i cuori e li scruta in profondità. Fu proprio per questo che un giorno egli chiamò i farisei ipocriti. Matteo, capitolo 15, dal versetto 7 al versetto 9. La loro sincerità era soltanto sulle loro labbra, ma non nei loro cuori. Quest'esempio dei farisei ci insegna che è buono dire la verità, ma con sincerità di cuore. Oltre all'atteggiamento e all'espressione, è necessaria un'azione positiva che porti frutto, un buon risultato. L'ipocrisia è un'insidia malefica, della quale stare attenti, perché un giorno ogni nostra opera passerà per il fuoco del giudizio di Dio. Quali saranno allora le nostre reazioni?